Domenica saranno finalmente montate le tende della Protezione Civile qui in Piazza Verdi. Sì, a distanza poco più di una settimana da quando le abbiamo montate al Parco della Scienza, domani mattina la Protezione Civile insieme al consigliere delegato alla Protezione Civile Berardo De Carolis con i funzionari del comune monteranno queste tende che saranno messe a disposizione dei commercianti dell'ex mercato coperto. Ovviamente non è un risultato che ci riempie di gioia, ma nello stesso tempo è un miglioramento qualitativo. Questa mattina insieme all'assessore Filipponi abbiamo fatto un sopralluogo per chiedere anche ai commercianti come dovevamo montare queste tende, qual era la cosa che loro preferivano. Abbiamo concordato un po' tutta l'attività e domani mattina inizieranno, così come programmato, le operazioni di montaggio. Ecco, è un'operazione decoro fondamentalmente per dare una sistemazione anche migliore ai commercianti. Diciamo qualitativamente sono delle tende che hanno delle coperture anche delle chiusure laterali che permetterà in caso di pioggia, in caso di maltempo di essere più protetti, nello stesso tempo sono tende di ultima generazione che sicuramente saranno qualitativamente migliori di queste, ma nello stesso tempo parliamo che il problema della inagibilità del mercato coperto rimane, per cui è una situazione temporanea che in qualche modo dobbiamo ovviamente trovare una sistemazione. Ecco, qui c'è un grande progetto, ci sono i fondi, ci sono i finanziamenti. Entro giugno ci sarà il progetto definitivo del mercato coperto, abbiamo i soldi, abbiamo un finanziamento PNRR, per cui saremo velocissimi successivamente nell'appaltare i lavori per restituire alla città una nuova struttura e un nuovo spazio, un nuovo incubatore della città. È ovvio e sottinteso che i tempi non sono quelli di un lavoro semplice, di poche decine di euro, ma parliamo di milioni di euro. Ecco, rispetto allo scorso anno, quando fu presentato quello studio di fattibilità, quel progettino, i commercianti all'epoca erano molto scettici, soprattutto sulla tempistica di questi lavori, adesso a distanza di, non di un anno, insomma di diversi mesi però. La tempistica adesso sarà legata proprio e scandita dal PNRR, che prevede che entro giugno ci siano i progetti definitivi ed esecutivi e dopodiché sarà l'affidamento dei lavori, per cui entro il 2026 dovremo aver finito per forza le opere, quindi la tempistica è molto più veloce rispetto a quella che potevamo immaginare, ma non è sicuramente veloce così come i commercianti avrebbero capito. Ci vorrà un po' di tempo, sicuramente tanta pazienza nell'aspettare la conclusione dei lavori.